Il progetto BIS, B Inclusione Sociale, è un progetto finanziato dal Fondo Interprofessionale FONCOP nell'ambito dell'Avviso 35, finalizzato all'inclusione sociale. È un progetto che ha coinvolto due cooperative e un'associazione, la cooperativa Progetto 98 e la cooperativa ABAD, l'associazione e l'associazione Abaco. La finalità del progetto era quella di sviluppare un progetto per le autonomie, rivolto agli utenti dei servizi proposti e offerti dalle cooperative, con un'attenzione particolare per gli operatori stessi delle cooperative e dell'associazione. Il progetto vedeva sia attività formative che delle attività non formative, in particolare l'allargamento e la costituzione di una rete tra i vari soggetti pubblici e privati che operano sul territorio di riferimento. Il progetto BIS è stato anche inserito in una seconda fase progettuale, che è quella della valutazione di impatto, proprio per andare a misurare la ricaduta degli effetti della formazione e delle attività non formative poste in essere sul territorio e anche ovviamente sulle imprese beneficiarie. È proprio stato nell'ambito di questa seconda fase che noi come ente di formazione, ma le imprese beneficiarie stesse, hanno potuto vedere quanto emerso durante la fase di formazione e di sviluppo del progetto ha poi avuto ricadute in alcuni casi inaspettate, con la creazione di nuovi servizi e di nuove opportunità. Il progetto si inserisce in un percorso che ha visto sia prima del finanziamento di questa attività che successivamente la collaborazione tra le realtà beneficiarie del progetto e i vari soggetti coinvolti nella rete per sviluppare un percorso. Se così possiamo dire, il progetto FONCOP è stato un tassello all'interno di un percorso molto più ampio, che ha visto tutta la comunità locale coinvolta. Le imprese beneficiarie nel tempo hanno continuato il percorso di formazione che è stato avviato con nuove risorse, sempre per il tramite del Fondo Interprofessionale FONCOP, che è stato di supporto in tutto questo lavoro di modifica e revisione di quella che sono le attività proprie delle cooperative beneficiarie. ABAD è una cooperativa sociale di tipo B, che quest'anno ha festeggiato con orgoglio i suoi 25 anni. La missione di ABAD è l'inserimento nel mondo del lavoro di persone emarginate e disabili. ABAD ad oggi conta 42 dipendenti, di cui 13 iscritte alle categorie protette. Le attività principali di ABAD sono 4: i servizi di pulizia civili ed industriale, la raccolta degli indumenti usati attraverso i cassonetti della Caritas, manutenzione delle aree verdi e servizi di confezionamento ed assemblaggio attraverso il nostro laboratorio. Laboratorio dove tutti i giorni ospita i ragazzi della cooperativa Progetto 98, i quali svolgono attività occupazionale, e i ragazzi dell'associazione Abaco, dove svolgono servizi di formazione al lavoro. La missione è sempre la stessa, è sempre quella di 25 anni fa, però adattata ai giorni di oggi, dove la competizione è sempre più alta ed è importante mantenere standard qualitativi molto elevati. Grazie a FONCOP abbiamo organizzato corsi di formazione riguardo l'utilizzo dei social, tutta l'attività di marketing, fundraising e comunicazione. Buongiorno, venga pure qua, le spieghiamo cosa facciamo qua in Abaco. Lunedì c'è il gruppo psicologico. Inoltre, qui in questa cooperativa si fa formazione al lavoro, ma le lascio a lei, Esimio Dottor Sporgado, il testimone per approfondire. Grazie Esimio Ragioniere Bianchi. Il martedì si svolge attività in reparto, poi in un secondo momento si svolge arte terapia, poi il giovedì si fa attività di ideazione e creazione di oggetti, come per esempio il tavolo qui presente. E poi, per concludere, c'è da dire che il mercoledì ci si occupa di...
di autonomie. Di autonomie, infatti. Infatti, giusto. Infatti, in questo preciso momento stiamo lavorando sull'utilizzo dei social network. Dell'uso, anzi, meglio, dell'uso consapevole dei social network, come hai detto, giustamente, esibito tutto spolgato. A me personalmente piace tantissimo il mercoledì mattina, quando si lavora sulle autonomie e appunto sui social network. Beh, lei, dottor Bianchi? Potrei dirle, esimio dottor Spogaro, che su questo punto ci ritroviamo molto d'accordo. Per uno come me che ci naviga moltissimo. Abaco è un'associazione di promozione sociale promossa nel 2011 da ABAD. È nata con l'esigenza di fornire dei servizi educativi e formativi all'utenza seguita appunto dalla cooperativa ABAD, quindi un'utenza prevalentemente con disabilità intellettiva. L'associazione offre servizi volti alla promozione dell'autonomia personale, delle competenze lavorative, sociali, relazionali e nel corso del tempo ha sviluppato dei servizi specifici rivolti a persone con difficoltà nella comunicazione, nel linguaggio e in particolare a persone sorde. In questo momento Abaco conta 6 dipendenti e offre servizi a circa 15 persone. In questi anni naturalmente è nata l'esigenza di una formazione specifica rivolta soprattutto alla professionalizzazione degli operatori e grazie a FONCOP è stato possibile realizzare questo insieme alle cooperative Progetto 98 e ABAD, con le quali non solo lavoriamo quotidianamente ma condividiamo proprio la progettazione su alcune persone che hanno necessità sia di formazione sia di inserimento lavorativo che di progetti per la propria domiciliarità. Abbiamo svolto una formazione specifica su alcuni campi e per quanto riguarda la parte dirigenziale abbiamo ugualmente ad ABAD sentito la necessità di formarci su tutta la comunicazione sul marketing. Ci siamo resi conto grazie a questa formazione che è fondamentale la comunicazione esterna e in particolare per quello che riguarda l'uso dei social che sono diventati uno strumento attualissimo che ci serve proprio per vivere, per comunicare, per essere sul territorio e avere un ruolo all'interno della nostra comunità. Questa formazione ha riguardato sia l'utenza che gli operatori, in particolare cito il corso della sicurezza piuttosto che il corso che abbiamo fatto sulle manovre in caso di epilessia, perché riguarda sia l'operatore che sa come intervenire, l'operatore che sa come insegnare, come formare, che il lavoratore che è tutelato sul posto di lavoro. Ci siamo resi conto di essere cresciuti parecchio e i progetti per il futuro sono molti e ci auguriamo di poter continuare in questo modo, magari ancora con qualche aiuto rispetto alla formazione. La cooperativa Progetto 98 è sul territorio della provincia di Varese da 21 anni. Ci occupiamo di giovani e di adulti con disabilità acquisita. Intendiamo con questo persone che nel corso della loro esistenza hanno subito una disabilità dovuta prevalentemente a trauma cranico da incidente automobilistico o di infortunio sul lavoro e nell'ultimo decennio assistiamo anche persone adulte con esiti di disabilità da eventi come ictus o malattie a carico comunque del sistema nervoso e del cervello. La nostra è una cooperativa di tipo A, quindi si occupa di servizi educativi e abbiamo 2 centri socioeducativi, uno nella città di Somma Lombardo, uno nella città di Busto Arsizio. Nella città di Somma Lombardo abbiamo anche attivi un progetto di housing sociale. In tutti questi anni il bisogno è cambiato, aumentare le competenze degli operatori, ma soprattutto dare loro gli strumenti per cogliere le nuove istanze che gli utenti, ma soprattutto i familiari ci portano e trovare poi in sé delle forme di resilienza per poter affrontare questo lavoro che è un lavoro appunto piuttosto complesso perché ha a che fare con il dolore non solo della persona che si trova disabile improvvisamente ma dei loro familiari. Con L2 e con FONCOP abbiamo elaborato il piano formativo 35 che ci ha permesso di mettere insieme una serie di corsi che hanno consentito appunto lo sviluppo non solo delle competenze ma anche della capacità degli operatori di cogliere le istanze. Abbiamo sviluppato tutta la rete social, questo ha permesso agli operatori di dar vita al laboratorio che noi chiamiamo di vendita online. Da questo è nato il laboratorio della ciclofficina
dove anche qui si mettono insieme le competenze degli utenti, insieme poi alla possibilità di ampliare le relazioni con il territorio. È nata una progettazione molto importante che riguarda il dopo di noi, sulla quale abbiamo lavorato molto anche a livello formativo, nato con la formazione, poi sviluppato attraverso le idee che abbiamo messo insieme in cantiere negli anni, volontari in 3D, dove abbiamo insieme a un gruppo di volontari collaborato alla creazione di ausili della vita quotidiana e anche della vita ludica dei nostri utenti. Allora, l'attività online è un'attività di vendita di libri usati attraverso la piattaforma di eBay. È un'attività formativa per i ragazzi perché li aiuta, diciamo, verso un percorso di pseudo lavoro, nel senso che imparano a gestire la vendita e quindi tutto quello che riguarda la vendita online, quindi pagamenti online, la risposta anche ai clienti, l'utilizzo di metodi come quello delle spedizioni. Un'altra piattaforma che utilizziamo ad esempio è Subito.it, che è un'altra piattaforma di vendita dove vendiamo ad esempio le biciclette della ciclofficina. Tutta la formazione che impariamo la utilizziamo per tutto quello che ci può servire, quindi non solo per la vendita di libri ma anche per promuovere anche una festa o per promuovere, diciamo, dei gadget e per far sapere chi siamo. Con l'attività di ciclofficina abbiamo restaurato all'incirca tra le 9 e 10 biciclette derivate da persone che ci hanno donato queste biciclette. E quello che abbiamo imparato col corso che abbiamo fatto, appunto, dalle basi, quindi dal come riparare una camera d'aria, una ruota, un copertone, fino ad arrivare alla regolazione del cambio e del deragliatore posteriore e anteriore. Regoliamo anche i freni, riportiamo insomma a nuovo e a nuova vita le biciclette, ecco. A me piace andare in mountain bike e quindi mi è un po' ispirato questa di sistemare le bici, così quando la mia bici ha qualcosa che non va almeno so un po' come sistemarla a modo mio, diciamo, così. E, beh. Il progetto Verso il Dopo di Noi ha preso avvio nel 2017 grazie anche al finanziamento della Fondazione Calipro del Varesotto e con il supporto formativo di Foncop tramite l'agenzia L2. Il progetto prevede la possibilità per gli utenti del CSE di Somma Lombardo e di Busto Arsizio di poter trascorrere una notte a settimana presso questo mini alloggio, attrezzato in tutto per tutto per esperienze di vita quotidiana, che però sono particolari per i nostri utenti perché sono vissuti al di fuori dell'ambito domestico con l'affiancamento di un operatore specializzato. Sono quindi momenti in cui gli utenti dalle 4 del pomeriggio fino alle 9 del mattino dopo possono mettersi in gioco e sperimentarsi. È importante questo progetto non soltanto per gli utenti ma anche per le famiglie perché sono le prime esperienze che fa la famiglia di sgancio del familiare di cui si prende cura tutti i giorni, 24 ore al giorno, nella prospettiva di un futuro in cui la persona potrà vivere al di fuori dell'ambito domestico e quando il familiare, il genitore, il coniuge non potrà più occuparsi di lui, dovrà essere collocato al di fuori. Dal 2017 al 2019 sono state coinvolte 12 famiglie, 9 utenti e sono state realizzate ben 160 notti, con risultati sicuramente fruttuosi, esperienze importanti. È stato anche significativo l'aspetto formativo, grazie soprattutto all'intervento di due figure, il professor Luca Cesana, neuropsicologo, e l'altro è il professor Vincenzo Costa, che è filosofo, e ci hanno aiutato a rielaborare queste esperienze soprattutto sul tema della cura narrativa. Per queste persone che frequentano il Dopo di Noi, la cura narrativa significa poter ripensare
pensare la propria esperienza, la propria vita, non a partire dal tema della malattia, dal tema del trauma, ma a partire dall'autonomia. Come oggi posso vivere le mie autonomie e come in futuro potrò anche sperimentarle in un progetto di vita al di fuori dell'ambito familiare. Il tema della cura narrativa, grazie alla formazione che abbiamo fatto, è stato davvero un po' il filo rosso che ci sta guidando e che sicuramente anche in futuro potrà condurci a sviluppare questo progetto. Con la cooperativa Progetto 98 ci occupiamo anche di volontari in 3D, in collaborazione con l'ISIS, Istituto Facchinetti di Castellanza, con i ragazzi che seguono il percorso dell'indirizzo meccatronica. La richiesta che noi facciamo ai ragazzi è proprio quella di utilizzare il loro tempo scolastico per creare degli ausili utilizzando le stampanti 3D. Nel loro percorso di studio i ragazzi pensano, progettano e stampano e creano degli ausili, come questo piccolo ausilietto qua che è stato creato l'anno scorso per una delle nostre ragazze che seguiamo. È un ausilio che permette ad una ragazza che ha subito un gravissimo incidente stradale di riuscire nel dopo pranzo a godere di 10 minuti di autonomia in bagno. Questo ausilio gli permette, fissato sul lavandino, di con una sola mano di potersi aprire il dentifricio, potersi posizionare il dentifricio sullo spazzolino e utilizzare le proprie creme. 10 minuti di autonomia che danno un grandissimo beneficio e una grandissima soddisfazione, un grandissimo senso di benessere. Parlo un attimo della giocoleria magari, è un'attività che ormai sto portando avanti da 2 anni, l'avevo fatta prima, l'avevo fatta con bambini, l'avevo fatta con adulti, mai con persone con una disabilità così grande, e quindi si è trattato un po' di trasformare l'attività. La giocoleria, che prima era qualcosa che facevo con molto movimento, adesso è statica perché non tutti si possono muovere. Quello che muoviamo sono gli occhi, si lavora proprio sull'intenzionalità del gesto, dell'azione, sulla relazione con l'altro. In realtà ci vuole una grandissima concentrazione, non solo per persone ma per tutti. Ecco, quello che mi ha stupito tanto, cioè il vedere persone che hanno veramente delle possibilità di movimento limitatissime, utilizzare quelle poche possibilità di movimento per riuscire a fare tantissime cose. E soprattutto vedere che tutti ci hanno sempre provato e tutti hanno trovato il loro modo per fare qualcosa, per fare quella cosa che, appunto, ognuno col suo modo, ed è un po', penso, la loro vita poi, perché in fondo è la loro vita, trovare un altro modo per fare qualcosa.